troubles when I get home. I'm gonna tell God all of my troubles when I get home. I'm gonna tell him all of my troubles. Tell him all of my troubles. I'm gonna tell God all of my troubles when I get home. I'm gonna tell him the road was rocky when I get home. I'm gonna tell him the road was rocky when I get home. I'm gonna tell him the road was rocky. Tell him the road was rocky. I'm gonna tell God all of my troubles when I get home. I'm gonna tell him I had hard trials when I get home. I'm gonna tell him I had hard trials when I get home. I'm gonna tell him that I had hard trials. Tell him that I had hard trials. I'm gonna tell God all of my troubles when I get home. Può darsi benissimo che Chicago sia la città più sudicia e più rumorosa del mondo, ma io sono certa che la preferirei sempre allo scalpitio dei nostri cavalli e al profumo delle nostre magnolie. A me piace la gente, piacciono i teatri, le belle donne. A Chicago avete delle donne bellissime, non è così? A Chicago? Sì, può darsi. Però devo dirle una cosa, non ho mai passato una così bella serata. Grazie. Il suo porto è eccellente, signora Giddens. Abbiamo tenuto da parte questa bottiglia nella speranza di aprirla con lei. Veramente posso, zia Bertie? Beh, è meglio che tu lo chieda alla mamma. Posso, mamma? In onore del signor Marshall, sì. Signor Marshall, questa è la prima volta che io assaggio del porto. Nessuno ha mai bevuto un porto migliore di questo. Ebbene, tutto questo forse è vero, signora Giddens. Che cosa è vero, signor Marshall? Che voi, gente del sud, occupate un posto unico per l'America. Vivete molto meglio di tutti noi, mangiate meglio, bevete meglio. Mi stupisce che possiate ancora aver voglia di occuparvi di affari. Molta gente nel sud non fa affari. Mm. Ma voi vivete tutti insieme qui? Qui con me? Oh no, signor Marshall. Mio fratello Ben abita qui vicino e mio fratello Oscar con la famiglia dall'altra parte della piazza. Siamo una famiglia molto unita. Abbiamo sempre desiderato che fosse così. È una cosa molto simpatica mantenere una famiglia unita e condividere gli uni la vita degli altri. La mia famiglia gira troppo. I miei figli non vengono mai a casa, in collegio d'inverno ed estate in Europa con la madre. Proprio così, un vai e vieni continuo. E voi fate parte tutti della stessa ditta, Hubbard e figli, no? Oscar e io, il marito di nostra sorella e banchiere. Ah, sì. E mi dispiace molto che non sia qui, signor Marshall. È stato molto ammalato e a Baltimora, in clinica. Ma tornerà presto a casa. Io lavoro per zio Orazio. Voglio dire, lavoro nella banca di zio Orazio. Do un'occhiata a tutto quando lui non c'è. Veramente, Leo? La modestia dei giovani è tanto più lodevole quanto più rara. Tuo zio intende dire che un giovanotto dovrebbe parlare con più modestia. Ah, sì, sì, io... Signora Hubbard, dov'è l'autografo di Wagner che ha promesso di farmi vedere? Fra poco il mio treno parte. L'autografo? Beh, veramente... Veramente io non avrei dovuto parlarne tanto, signor Marshall. Ecco, non l'ho mandato a prendere perché ho un po' di mal di testa. Mia moglie è una vittima del mal di testa. Alessandra, il signor Marshall a tavola ha detto che gli farebbe piacere se tu suonassi qualche cosa. Ma veramente, signore, non sono io che suono bene qui. È mia zia. Lei suona meravigliosamente bene, è lei che mi insegna. Potremmo suonare a quattro mani. Permetti, mamma. Certo. Grazie, cara. Eh no, ora ho il mio mal di testa. Non essere testarda, Bertie. Il signor Marshall desidera sentirti suonare. Oh, ma anch'io lo desidero. Mi farà molto piacere.
Ah, è una cosa straordinaria come voi aristocratici del sud siate rimasti uniti. State uniti e conservate quello che vi appartiene. Non mi pare, signor Marshall. Gli aristocratici del sud non sono rimasti uniti e non hanno conservato quello che apparteneva loro. E non chiamate questo mantenere e conservare quello che vi appartiene? Ma noi non siamo aristocratici. Nostra cognata Birdie è la sola di noi che appartenga all'aristocrazia del sud. Ma voi state qui da molto tempo, mi pare. Proprio così, dai tempi del nostro bisnonno. Che non era un aristocratico come quello di nostra cognata Birdie. Lei fa delle grandi distinzioni, signor Rubber. No, non sono io che le faccio. Le hanno fatte gli altri con noi. E forse erano distinzioni importanti. E prendi ad esempio la famiglia di Birdie. Quando il mio bisnonno venne qui, loro erano i più importanti proprietari di piantagioni di questo stato. Il nonno di mia madre era governatore dello stato prima della guerra, eh? Erano i proprietari della piantagione Lionhead. Se ne ho sentito parlare. No, veramente ho sentito parlare solo di case, di costruzioni di opifici e di filande di cotone. Lionetta a quei tempi era la terra che produceva il miglior cotone del sud. Ancora oggi si fanno dei buoni raccolti, ma allora... certo erano bei tempi per quella gente. Avevano tutto ciò che c'era di meglio, vestiti da Parigi, viaggi in Europa, cavalli di razza che adesso non esistono nemmeno più e soprattutto negri che obbedivano dal solo cenno di un dito. Eravamo buoni con loro, signor Marshall. Eravamo più buoni di... Beh, perché Birdie non continui a suonare? Ma quando scoppiò la guerra, questi grandi cavalieri abbandonarono il loro cotone e le loro donne alla malora. Mio padre è morto in guerra, signor Marshall. Era un grande soldato, un uomo magnifico. Certamente, Birdie, era un soldato straordinario. Sì, ma questa non è la storia che sto raccontando al signor Marshall. Ebbene, la guerra finisce, Lionhead è quasi in rovina. Figli e nipoti finiscono di rovinarla e ve ne erano a migliaia come loro. Perché? Perché gli aristocratici del sud non possono abituarsi a un altro genere di vita. Sono troppo orgogliosi per provarci. E alle volte è difficile imparare un nuovo genere di vita. Forse. Ma voi del nord ci avete insegnato che questo è possibile. Con la guerra avete distrutto la nostra civiltà economica, quella della schiavitù. E l'avete sostituita con una realtà economica basata sull'industria e sul possesso degli strumenti della produzione. E adesso non utilizziamo più schiavi a vita, ma li paghiamo degli uomini settimanalmente. E lei ha ragione, signor Marshall. Forse è difficile abituarsi a nuovi metodi, ma forse è proprio quello che giova. I nostri genitori, i nostri nonni... Lo capirono per tempo. Loro erano in commercio e crearono la ditta Hubbard e figli. Gli altri, la famiglia di Birdie, per esempio, li guardavano con condiscendenza. Insomma, ecco, per farla breve, Lionhead ora appartiene a noi. 20 anni fa ci siamo presi il loro cotone, la loro terra e la loro figlia. Posso offrirle un bicchierino di porto, signora Birdie? No, grazie. Lei è molto gentile. Ben, non ti accorgi che stai annoiando il signor Marshall con questa vecchia storia di famiglia? No, spero di no. Sto cercando soltanto di far capire una cosa importante al nostro futuro socio in affari. Mio fratello dice sempre che è la gente come noi che ha lottato e patito per portare sulla nostra terra un po' delle agiatezze della vostra terra. Alcuni chiamano questo patriottismo. Bene, credo proprio, signor Marshall, che sia arrivato per le signore il momento di allontanarsi e di lasciare gli uomini parlare tranquillamente di affari. Ma niente affatto, abbiamo combinato già tutto oggi nel pomeriggio. Mi restano pochi minuti prima di partire e desidero passarvi con voi. Un altro bicchiere di porto? Grazie. Dai vino, ragazzo, dai vino. Era Henry Frick che disse le ferrovie sono il Rembrandt degli investimenti. Ebbene, io dico, le filande di cotone del sud saranno il Rembrandt degli investimenti. E così io bevo alla ditta Hubbard & Marshall, filande di cotone per una lunga e prospera vita. I ragazzi l'accompagneranno alla stazione. Lea, Alessandra, accompagnate sì, Marco. Sa, non succede spesso che zio Ben mi lasci guidare i cavalli. Una magnifica pariglia. Zio Ben, può
Posso guidare io questa sera? Mi piacerebbe. In abito da sera, ma no, caro. Ma sai che lei ho l'abitudine. Ma mi piace dirle addio, signor Marshall. E allora non ci diremo addio. Lei ha promesso che verrà a Chicago e mi permetterà di mostrarle la mia città. Devo farglielo promettere di nuovo. Lo prometto di nuovo. Arrivederla, signora. Arrivederla. L'accompagniamo alla carrozza. Verdi! Ecco, Verdi, l'uomo che ha aperto le porte al nostro futuro. Cosa? Il nostro futuro, il mio, il tuo, quello di Ben, quello di Oscar, dei ragazzi. Il nostro futuro, Verdi. Ah, tu eri molto graziosa stasera a pranzo. Credo che perfino il signor Marshall se ne sia reso conto. Oh, regina, credi proprio che lo abbia notato? Come tu non ti accorgi quando ti ammirano? Oscar diceva che lo annoiavo. Ammirava te piuttosto. Me lo ha detto? Che cosa? Ti ha detto? Ah, mi ha detto: spero che sua cognata verrà a Chicago. Chicago sarà ai suoi piedi. Ha detto che le signore sarebbero state ammirate per la tua grazia e gli uomini per il tuo fascino. Davvero ha detto così? Mi sembra un uomo molto solo. Ma che strano, sentirsi solo con tutti quei quattrini. E non credo che ami sua moglie. Non amare sua moglie? Ma regina, sono cose da dirsi. Ma cara, l'ha ripetuto tante di quelle volte. E ha perfino scherzato sul fatto che lei si dà tante arie ed è così snob. Pensa, Verdi, che fortuna per me se fosse lei a presentarmi in società. Presentarti a Chicago? Ma regina, non avrei mica intenzione di andarci veramente, ma... Ma pensa a Orazio, come farai per Orazio? Ma Verdi, non spaventarti così per ogni più piccola cosa. Andrò a vivere a Chicago. Io l'ho sempre desiderato e adesso avremo abbastanza soldi per poterlo fare veramente. Ma per Orazio non si potrà muovere. Ricordati quello che ti hanno detto i medici. Ma noi avremo dei milioni, Verdi, dei milioni. Ti ricordi quello che io dicevo sempre quando la gente diceva che noi eravamo ricchi? Io rispondevo che bisogna essere un negro o un milionario, ma essere a mezza strada come noi, a che serve? Ma non parto domani, Verdi. Avremo tutto il tempo di preoccuparci di Orazio quando ritornerà a casa. Semmai si deciderà a ritornare a casa. Allora, tu credi proprio che andremo a Chicago? Sì, voglio dire, Oscar, Leo e io. Tu? No, credo proprio di no. Bene, bisogna ricordarsela questa serata. È una serata molto importante e ce la dobbiamo proprio ricordare. Ma pensa, Verdi, io ho fatto progetti, tutti abbiamo fatto progetti per questi anni e adesso quello che abbiamo progettato e desiderato si può realizzare. Esprimi un desiderio, Verdi, un desiderio qualsiasi. È molto probabile che adesso si realizzerà. Ma non saprei, forse... Ah sì, sì, credo di sapere proprio quello che vorrei. Allora. Ben, ce l'hai fatta, eh? Sembra di sì. Sembra, ma non fingere, Ben. Tu sembri proprio un gatto che ha leccato la crema e adesso dobbiamo brindare tutti insieme per festeggiare questa serata. I ragazzi Alessandra e Leo fanno una magnifica coppia, regina. Anche Marshall ha notato che stavano bene insieme. Sì, va bene, l'hai già detto, Oscar. Io e Verdi proprio adesso abbiamo fatto progetti per quello che desideriamo. Io so quello che desidero. E tu, Ben, che cosa desideri? Dio forse ci permette di sognare ad occhi aperti. Fa bene all'anima quando si è lavorato abbastanza per ottenerlo. Io vorrei una scuderia. Da anni ho messo gli occhi su quella di Carter nel Savannah. È il divertimento dei ricchi, lo sport dei re. Perché non dovrebbe essere lo sport di Hubbard? E perché no? E tu, Oscar, che cosa desideri tu? Non lo so. Il piacere di vedere i muri che si alzano sarà sufficiente per me. Certo, certo. Oh, la nostra più grande gioia sarà vedere i muri che si alzano, ma a tutti è permesso di cullarsi un po' nei propri sogni, no? E allora, Oscar? Che cosa desideri? Potremmo fare qualche viaggetto, che ne dici, Verdi? Ah sì, sì, certo, mi farebbe molto piacere. Potremmo fare perfino un vero viaggio all'isola Jekyll. Ho sentito che la proprietà Cornelly è in vendita. Si potrebbe pensare di comprarla.
sarebbe una bella novità. Tu staresti meglio, perdi col cambiamento di clima. Ottima caccia, Jekyll, la migliore. Ecco, io vorrei... Sì, sì, Verdi, che cosa vorresti? Due cose. Vorrei riavere Lionel. Oh. Sì, lo so che adesso appartiene a voi, ma mi piacerebbe rimetterlo su come era ai tempi di papà e mamma. Tutti gli anni lo facevamo ridipingere, ma papà ci teneva tanto. E i prati erano sempre rasati, si stendevano lungo il fiume, erano pieni di zinnie, di fiori rossi. E i fichi, le piccole prugne azzurre. L'organo c'è ancora, Oscar. Potremmo farlo rimettere in ordine e dare delle belle feste per Sandra come mamma le dava per me. Il quadro che fai è meraviglioso, Verdi. Potrebbe essere un posto delizioso per viverci. E tu che vuoi, Regina? Io voglio... Ecco, e poi potrei avere anche un bel giardino con tanti fiori da cogliere come aveva la mamma. Ma io credo che saremmo tutti più felici là. Papà diceva che nessuno era mai andato in collera a Lionel e che questo non avrebbe mai potuto succedere a nessuno. Oh, poi papà non permetteva che si dicessero delle parole volgari o cattive. No, no, a lui proprio questo non piaceva. Tu che cosa vuoi, Regina? Io voglio andare a Chicago, anzi andrò a Chicago, sì, e quando avrò conosciuto tutta la gente importante che bisogna conoscere e avrò imparato quali sono le cose belle che bisogna comprare, perché vi assicuro che io proprio adesso non lo so, allora andrò a Parigi e le comprerò e lascerò a te, Oscar, a contare i mattoni sui muri. Oscar, per piacere, fammi riavere l'aria. Dici sul serio che vuoi andare a stabilirti a Chicago? Certo. Lei vuol vedere il gran mondo e ci vuol lasciare qui noi nel nostro piccolo mondo. Oscar. Ebbene, noi verremo a trovarti, Regina, e così conosceremo i grandi personaggi e saremo fieri che tu sia nostra sorella. E che ne facciamo di Alessandra? Ha 17 anni, è abbastanza grande per cominciare a pensare al matrimonio. Ecco, ma ho un altro desiderio, Oscar. Quale? Uno solo. Quale? Perché che stai dicendo? Sì, vorrei che tu non andassi più a caccia. Oh, ma non è giusto uccidere gli animali come fai tu. Però solo per il tuo piacere, tu poi li butti via. Ci vorrà molto denaro per vivere, come hai stabilito, Regina. Certo, ma noi avremo un'enorme quantità di denaro. Tu hai calcolato che i profitti saranno molto alti. Ecco, poi tu, sì, io... tu, Oscar, non permetti a nessuno di andare a caccia. Oh. E questo non è giusto, perché i negri, poveretti, se non vanno a caccia muoiono di fame. Ma ti pare, non è giusto uccidere gli animali per il proprio piacere, mentre la povera gente li uccide per mangiare, sai? Io ho calcolato Oscar, che i profitti saranno molto alti. Ti prego, Oscar. Per me. Che cosa hai detto, Ben? Volevo sempre parlartene, ma Oscar, che significa? Sai? Ma ti stavo parlando di Lionel e della caccia. Ma vuoi stare un po' zitta? Io non sento niente, non capisco, oh. Parliamo tutti insieme. Sei stata eccitata per tutta la sera, come una bambina. Ma no, Regina mi ha detto di esprimere un desiderio, vero? Visto che adesso saremo così ricchi e che tutti dicevano quello che desideravano, allora anch'io ho detto quello che desideravo. Benissimo, abbiamo sentito, okay. Adesso basta. Siediti, Verdi. Sto aspettando. Mi aspetto che tu finisca, tu e Verdi. Quattro persone che parlano allo stesso tempo sono almeno tre di troppo. Io ho detto che avevo calcolato gli utili molto alti e li calcolo tuttora così. Per me e per Oscar, naturalmente. Marshall verserà per la sua quota parte $400,000 ed avrà il 49% delle azioni. Per avere il 51%, una maggioranza che ci dà tutto il controllo dell'azienda, noi verseremo $225,000, oltre ad offrire al signor Marshall certi benefici che la nostra posizione locale ci permette. Ben ritiene che $225,000 siano una somma cospicua. Sì, io conosco i termini dell'accordo e so che è una forte somma. Lo è, lo è. Ben, vuol dire che noi siamo pronti con i nostri due terzi di denaro. Il tuo terzo, cioè quello di Orazio, invece, non mi sembra pronto. Ben ha scritto a Orazio, gli ho scritto anch'io, anche tu gli hai scritto, ma lui non ne fa parola, non fa un cenno di questo affare. Eppure gliel'abbiamo spiegato dettagliatamente, gliel'abbiamo detto che era cosa urgente. Ma lui non risponde, non risponde affatto. Ben è stato molto paziente con te, Regina. Oh, naturalmente tu sei nostra sorella e noi vogliamo che tu abbia gli stessi benefici che abbiamo noi. E oltre alla vostra premura per me, non volete che nessun altro controlli l'affare oltre alla famiglia. È esatto, Ben? È cinico. Il cinismo è un modo spiacevole di dire la verità. Non occorre essere cinici. Non avremo nessuna difficoltà nel trovare un terzo socio che prenda la tua parte. Oh sì, sono sicura che trovereste facilmente un terzo socio. Ma questo vorrebbe dire avere un socio estraneo. E qualche volta gli estranei pretendono troppo.
Ma forse voi due fareste bene a cercare. Su, su, adesso lo dice che vogliamo farlo. E te che vogliamo avere con noi. E tu vuoi entrarci? Certamente, lo voglio. Ma non abbiamo notizie di Orazio. Io ho dato la mia parola che Orazio verserà la sua parte di denaro. Dovrebbe essere sufficiente. È sufficiente, ti ho preso in parola. Ma Marshall vorrà vedere il nostro denaro subito dopo la firma. Andiamo, regina. Orazio è ormai a Baltimora da 5 mesi. Comincio a pensare che non abbia voglia di tornare a casa. Ma certamente che vuole tornare a casa. Soltanto quando si è tanto ammalati di cuore non ci si può muovere come si vorrebbe. Voi lo sapete benissimo come sono questi medici, no? Non possono impedirgli di rispondere alle lettere, mi pare. Non possono impedirgli di amministrare il suo denaro, se lo vuole. Credevo che voi due sapeste che Orazio è anche un ottimo uomo d'affari. Oh, sì, sì, un commerciante furbo. certo che lo è. Me lo dimostra la banca. E allora può darsi che se ne stia zitto perché gli sembra di non ricevere abbastanza per il suo denaro. Deve mettere 75.000 dollari. Un mucchio di quattrini. No, sciocchezza, Orazio sa riconoscere un buon affare quando l'ha fiutato. Sa benissimo che noi possiamo ricavare un profitto doppio sui prodotti di cotone se si fabbricano qui invece che nel nord. Ah, questo non è quello che regina vuol dire. Permetti che interpreti io il tuo pensiero, reginetta? Regina sta dicendo che Orazio vuole più di un terzo della nostra quota. Ma lui mette un terzo del denaro. Se mette un terzo, prendi un terzo. Che altro t'aspetti? Ah, io non lo so, Oscar, non me ne intendo di queste cose. Sì, credo che se uno mette un terzo, dovrebbe prendere un terzo. Ma in realtà poi non c'è nessuna legge che stabilisca questo con precisione, non è così? Io penso che se uno sapesse che il suo denaro è molto necessario, potrebbe anche dire, io voglio di più, voglio una parte maggiore. Voi due l'avete fatto tante di quelle volte, ve l'ho sentito dire. E così tu credi che Orazio sia rimasto fuori apposta per ottenere di più? Ebbene, io non lo credo. Ma credo che sia quello che vuoi tu. Non è così, regina? Non vorrei essere molto esplicita, Ben, ma posso garantirti che io non muoverei un dito per convincere Orazio se non fossi prima sicura di ricevere una somma maggiore. Io devo preoccuparmi dei suoi affari, mi sembra molto naturale, no? E la quota più grossa da dove dovrebbe venire? Ah, beh, non lo so. E del resto poi questo non mi riguarda. Ma probabilmente dalla vostra parte. Che razza di discorsi sono questi? Tu chiacchieri troppo questa sera, Regina. Davvero? Dovresti conoscermi abbastanza bene per sapere che io non chiedo mai una cosa se non sono sicura di poterla avere. Senti, io non credo che tu possa persuadere Orazio a tornare a casa, né tantomeno che tu riesca a fargli tirar fuori dei soldi, né dichiarare con tanta sicurezza quello che pretendi. Riuscirò a farlo tornare a casa. E allora perché non lo fai? Perché voglio combattere un poco in sua assenza. Orazio è molto ammalato. E se anche a te non importa niente di quanto lui sia ammalato, a me importa moltissimo. Lascia perdere. E quando conti di farlo tornare a casa? Manderò Alessandra a Baltimora. Penserà lei a chiedergli di ritornare a casa. Gli dirà che lei vuole che lui torni e che lo voglio anch'io. Sì. Certo che Alessandra desidera averlo a casa, ma se lui è così ammalato, forse è preferibile che rimanga dov'è. Tutto questo è inteso. Sì, sì, ma prima che torni a casa, io voglio sapere quale sarà la sua parte. Quanto vuoi? Il doppio di quello che avete offerto. No, non l'avrai. Credo che tu sia diventata pazza. Oh, insomma, non ho voglia di discutere. Nemmeno io, ma non l'avrai. Non c'è la minima probabilità. Ci stai impedendo di concludere. Questo non è carino. No, no, è vero. Non è affatto carino. Ma abbiamo bisogno di te. Io non ho voglia di discutere. Darò ad Orazio il 40% invece del terzo che gli spetterebbe. Farò questo purché lui torni a casa e il suo denaro sia versato entro 2 settimane, eh? Che ne dici? Io te l'ho già chiesto, da dove viene questa parte in più che offriamo? Da te, dalla parte tua. Da me? Ah, questo è meraviglioso, perfetto, questa è la mia ricompensa. Ho lavorato per 35 anni fino a logorarmi le ossa per te. Per 35 anni ho fatto tutto quello che ma tu non volevi fare. Cielo, ma questa sera mi aggrediscono da tutte le parti. Prima mia sorella, poi mio fratello. Io ti ho fatto guadagnare molto denaro in passato e adesso ne guadagnerai ancora di più e diventerai un uomo ricchissimo. Ma che cosa importa a noi se un po' più va uno, un po' meno all'altro? Tutto rimane in famiglia, no? Io poi non mi sposerò mai, quindi
mio denaro andrà ad Alessandra e a Leo. Forse un giorno potranno persino sposarsi. Sposarsi? Sandra e Leo? I miei sentimenti, ciò vorrebbe dire molto, se si sposassero. Ma è proprio quello che voglio dire io. La situazione sarebbe diversa per tutti noi. È questo che vuoi dire tu? No. Bisogna considerare tante cose. Sì. Sono cugini di primo grado. Vabbè, non è cosa rara, dopo tutto. Il nonno e la nonna erano cugini di primo grado. E guarda noi. Siete molto allegri voi due con i miei soldi. Oh, insomma, quanto mi seccano questi litigi. Un matrimonio potrebbe essere una saggia soluzione. E poi, Oscar, ha sacrificato qualche cosa per te. Tu potresti fare qualche cosa per lui. Io non ho detto che mi opporrò, ma ci sono delle considerazioni da fare. Leo è un ragazzo così, così sventato, insomma, si è anche appropriato di piccole somme in banca. No, questa è storia vecchia, sì, ormai. Lo so che tutti i ragazzi sono sventati, ma insomma, io lo dicevo per farti capire che ci sono altre considerazioni. Lo so, ma fammi piacere di dire a Oscar che ci penserai molto seriamente. Va bene. Dirò ad Oscar che ci penserò molto seriamente. Questa non è una risposta. Ah, insomma, sei di cattivo umore e fai diventare di cattivo umore anche me. Questo è tutto quello che sono disposta a dire per ora. D'altra parte, anche Orazio dovrà dare il suo consenso. Orazio farà quello che tu gli dirai di fare. Sì, credo proprio che lo farà. Allora ho la tua parola che tu farai il possibile per... Va bene. Farò tutto il possibile. Adesso però lasciami in pace, per piacere. No, no, Regina, Alessandra ha appena 17 anni. Ah, Alessandra? Siete voi, sei arrivata? Sì, mamma. E il signor Marshall è partito sano e salvo. Non trovate che era elegantissimo? Si riconosce quando un vestito è tagliato da un buon sarto. Forse si veste in Inghilterra. Ma insomma, smettila di prendere in giro. Hai trattato bene i cavalli, piuttosto. Sì, sì, sì. Era una notte deliziosa. Avresti dovuto venire con noi, zia Berti. Sandra, sei stata gentile con il signor Marshall? Credo di sì, mamma, mi è simpatico. Vieni qui, cara, vieni. Ho per te una bellissima notizia. Domani andrai a Baltimora per riportare papà a casa. Io? Papà ha detto che devo andare. Ma questo vuol dire che deve star bene. Hai sentito, Eddie? Papà tornerà di nuovo a casa, lo porteremo a casa noi. No, Sandra, andrai da sola. Vai sola. Una bambina di qualità. Il signor Orazio non sarà contento che Sandra sgambetti fin laggiù da sola. Beh, vai a preparare la roba di Alessandra di soffrire. Potrei accompagnarla io, Regina. Davvero, sai, mi farebbe tanto piacere. Ma no, Verdi, ma no. È abbastanza grande per prendersi le sue responsabilità. È meglio che ci pensi ora. È quasi grande per sposarsi, figliolo. Abbastanza grande per sposarsi, non ci pensi? Ah, sì, sì, molte ragazze si sposano all'età di Sandra. Guarda Mary Preston, Joanna. D'accordo, ma non si sposa domani. Domani va a Baltimora e dunque parliamo di questo. Sarai contenta di riavere papà qui a casa? Veramente, mamma? Io volevo andarci anche prima. Solo che allora tu dicesti che tu non potevi andare e che io non potevo andarci da sola. Ho cambiato idea. Tu dirai a papà che ti è mancato moltissimo, che deve ritornare a casa perché tu qui hai bisogno di lui. Bisogno di lui? Non capisco. Non c'è niente da capire. Devi semplicemente ripetere quello che io ti dico. Sì, ma forse lui sta troppo male, allora Alessandra non potrà costringerlo. Sì, mamma, forse papà è troppo ammalato. Io non potrei fargli credere che deve venire a casa per me se è troppo ammalato. Alessandra, non potresti fare quello che io ti dico di fare. Mamma, non potrei se credessi che questo può farlo peggiorare. Cara, tu lo fai soltanto per il bene di papà. Devo essere io a decidere sulla sua salute, sulle sue condizioni. Ti pare? Per lui, credimi, è molto meglio tornare a casa e farsi curare qui da noi piuttosto che rimanere lì con tutti quei dottori che lo mettono in allarme. Tu lo fai soltanto per il suo bene. Devi dirgli che deve tornare, che io lo voglio a casa perché sento tanto la sua mancanza. Sì.
E adesso devo preoccuparmi per la partenza di Alessandra. Da voi altri, perché non ve ne andate a casa? Sì. Buonanotte a tutti. Fai buon viaggio, Alessandra. Divertiti e comportati come una giovane signora. Buonanotte, Ben. Buonanotte. Buonanotte, Oscar. Perché sei così nero, Oscar? Sembra che tu abbia ingoiato un rospo. Buonanotte, Regina. Buonanotte, Ben. Vieni. E tu non volevi andare, che perfetto imbecille. Vorrei essere io al posto tuo. Che cosa non farei in un luogo come Baltimora, io? Le posso immaginare le cose che faresti. Non lo puoi immaginare. Alessandra, vieni di sopra. Vengo, mamma. Sandra. Non capisco perché devo andarci sola. Ad ogni modo, papà tornerà di nuovo a casa. Non preoccuparti per me, zia Perdi. Io so badare a me stessa. Non è questo che mi preoccupa, cara. E allora cosa c'è? È per lei. Ha frustato i cavalli, selvaggiamente. È per questo che abbiamo fatto tardi. Abbiamo dovuto aspettare che si calmassero. Lui frusta sempre i cavalli come se... È mio figlio. Mio figlio. Ma tu sei più vicina a me. Io ti voglio più bene che a mio figlio. Ti voglio più bene che a chiunque altro. Non preoccuparti dei cavalli. Mi dispiace di avertelo detto. Ma non sono preoccupata per i cavalli, cara. Mi preoccupo di te. Tu non sposerai Leo. Io non permetterò che ti facciano questo. Sposare Leo? Ma io non mi sposerò, zia Berdi. Non ci ho pensato neanche per un momento. Ma ci hanno pensato loro. Ti obbligheranno. Ti obbligheranno. Zia Berdi, io sono grande. Nessuno può obbligarmi a fare qualcosa che non voglio. Non potrei proprio sopportarlo, sai. Berdi. Eccoti il tuo mantello. Vieni su, bambina, la tua madre ti aspetta. E a lei non piace aspettare. Vengo. Buonanotte, zio. Buonanotte, zio Oscar. Buonanotte. Non è successo niente, mi sono soltanto slogata un po' la caviglia. Hai avuto notizie? No, nessuna. E allora qualcosa è sicuramente successo. La gente non dice che arriva giovedì sera e venerdì mattina non è ancora arrivata. Ma non è successo niente, soltanto che Alessandra non ha avuto tanto buon senso da mandare un messaggio. Però non è successo niente perché non sono qui. Oscar me l'hai già chiesto 10 volte da ieri sera. Ma che ne so, tanti possono essere i motivi. Possono aver perduto la coincidenza d'Atalanta, possono aver perso il treno. Non lo so, tanti sono i motivi che possono averli trattenuti. Dov'è Ben? Non lo so, Oscar. Non vado a rimboccargli le coperte la sera, né lo faccio scendere dal letto al mattino. Vai a prendere il caffè, vai. Buongiorno, signor Leo. No. Lo signore fa una colazione qui con noi? Sì. Ah. Alla banca non sanno nulla, non hanno ricevuto notizie. Ma tu che fai qui, figlio mio? Mi hai chiesto di domandare se alla banca avevano ricevuto notizie di zio Orazio e di Sandra? Sì. Io ti ho detto se ci sono notizie, daccele, ma ti ho detto anche se non ce ne sono, resti in banca a fare il tuo lavoro. Si vede che non ti avevo capito. No, non è che non mi avevi capito, solo cercavi una scusa per prenderti un'oretta di svago. Oh, devi smettere questo modo di fare e cominciare a diventare una persona seria. Un giorno o l'altro prenderai moglie. Sì. E poi devi smetterla con quella donna di Mobile. Sì, lo so, lo so. Sei giovane, non sarò certo io a fare obiezioni se hai qualche passioncella. Voglio dire che non farò storie finché non diventano un ostacolo per qualcosa di più serio. Te ne devi rendere conto. Sì, signore, glielo dirò. Sono sicuro che si comporterà come si deve. Ah, guarda che poi in banca devi cominciare a lavorare con maggior impegno. Sì. Tu devi convincere zio Orazio che sarai un buon marito per Alessandra. Cosa credi che sia successo? Mm. Dovevano arrivare ieri sera. Scommetto che zio Ben è un bel po' preoccupato, eh? Mm. $75,000 sono preoccupanti. Certo che dovrebbe preoccuparsi. Accidenti se dovrebbe preoccuparsi. Per prima cosa non risponde alle lettere, poi non viene a casa. Che succederà se zio Orazio non torna a casa e non... Non darai sui soldi? Vabbè, li troveremo da altri, è abbastanza facile. Da gente strana? Ma tu non vuoi estranei? E che mi importa chi darò la mia parte?
Ormai a me l'hanno fatta, io ben gli sta bene se sarà obbligato a dare una parte dei suoi. Certo che è vergognoso quello che ti hanno fatto. Non parlare così ad alta voce. Vieni qui, siediti. Non preoccuparti. Quando morirò avrai quanto gli altri, avrai i tuoi soldi e quelli di Alessandra. A me non mi imbroglieranno così facilmente. Sì, sì, non è a me che pensavo, papà. E invece dovresti, è dovere di ogni uomo pensare a se stesso. Tu credi che zio Orazio non voglia entrarci nell'affare? Questa impressione finora non ha mostrato molto premura. Sì, ma non ha ancora parlato con zia Regina, eh? Troppo un buon affare, perché non dovrebbe farlo? Ha tanto e poi tanto da investire, lui non deve neanche vendere nulla. $88,000 della Union Pacific, se ne stanno tranquilli nella sua cassetta di sicurezza. Tutto quello che deve fare è aprire la cassetta. Si fa colazione un po' tardi in questa strana casa. Sì, ne ha da 15 anni, li ha comprati quando erano in ribasso e poi li ha tenuti. Eh già, non ha che da aprire la cassetta e tirarli fuori. È abbastanza facile, no? Più facile di così non potrebbe essere. La roba che tiene in quella cassetta. Oltre a quei titoli che hanno l'aspetto niente male, c'è una scarpina da bebè che apparteneva a Sandra. E un piccolo cameo da 4 soldi attaccato a un pezzo di spagon. E nessuno ci crederebbe, ma c'è perfino un pezzo di un vecchio violino. Nemmeno un violino intero, un pezzo di un vecchio strumento. Pezzo di violino? Ma che diavolo vai dicendo? Sì, e anche un mucchio di roba incredibile. Una poesia, mi pare, firmata con il nome di sua madre. 2 vecchi quaderni di scuola con delle annotazioni e... Come lo sai cosa c'è in quella cassetta, figlio mio? Dato uno dei ragazzi alla banca. Prese le chiavi del vecchio Manders. Jules, prese le chiavi del vecchio Manders e aprì la cassetta. E poi mi domandarono se volevo vedere anch'io, così mi pare che ho guardato anch'io, ma ho detto di richiudere subito la cassetta e non farlo mai più. Jones, hai detto lui che l'ha aperta? Sì, sì, proprio lui, parola d'onore, non è che sia una scusa perché ci ho guardato anch'io, ma ho detto di richiudere subito la cassetta e rimettere le chiavi al loro posto nel cassetto di Manders. Dimmi la verità, Leo, ma ti prometto che non ti sgriderò. Sei stato tu ad aprire la cassetta? Ma no, signore, te l'ho detto, no? Non ti sgriderò. Te l'ho promesso. A volte un giovanotto fa bene guardarsi in giro per vedere quello che succede. Può essere un buon segno per un giovane della tua età. Ci sono grandi uomini che hanno fatto fortuna con i loro occhi. L'hai aperta tu, la cassetta? L'ho aperta io. E la verità? Su, avanti, Leo, non aver paura di dirmi la verità. Sì, è la verità. Non c'era nessun altro? Non t'ha visto nessuno? No, no, nessuno lo sa, non c'era nessuno nella banca. E lo zio Orazio lo sa che l'hai aperto? Lo zio Orazio l'ha aperto soltanto ogni 6 mesi quando deve tagliare le cedole e qualche volta non lo fa neanche lui, lo fa fare da Manders. Lo zio Orazio non tiene neanche le chiavi, le tiene sempre Manders. Pensa un po', non guarda mai quella roba, se li avessi io quei titoli ci farei la guardia. Se li avessi tu, potresti diventare socio della Finanda, tu ed io, e avremmo la parte più grossa. Non si può dar torto a un uomo se desidera che suo figlio si faccia una posizione nel mondo, ti pare? È più che naturale. Ma non ce li ho io i titoli, è zio Orazio che ce li ha. E lui può starsene tranquillo ad aspettare di diventare milionario. Senti, tu credi che zio Orazio ti vuole abbastanza bene per prestarti i titoli se decidesse di non adoperarli per sé? Ah, papà, si vede che hai lo stomaco vuoto questa mattina, eh? E prestarmi i titoli, mio zio. No. No, temo di no. Solo una mia idea fantastica. Prestito di 3 mesi, per esempio. O il più di 4. Sarebbe abbastanza facile restituirglieli.
E comunque siamo in aprile. Se non guarda i titoli fino all'autunno, non gli mancherebbero neanche. Proprio così. Non gli mancherebbero. Ah già, non gli mancherebbero. E come potrebbero mancargli se non li guarda mai? No. Noi eccoci qui ad aspettare che quello torni a casa e investa il suo denaro in un affare per il quale non ha mosso neanche un dito. Non posso fare a meno di pensare che si comporta in un modo molto strano. Tu ti sei messo a ridere quando t'ho chiesto se ti presterebbe i titoli nel caso che a lui non servissero. Ma che credi, che farebbe male? No, certo no. Noi di famiglia dovremmo aiutarci un altro. Invece non è così che succede. E di tanto in tanto bisogna pensare a se stessi. Oh, ciao, beh. Ah, Regina. Ci sono notizie dei Cugiaschi? Nessuna. Altrimenti l'avresti saputo anche tu. Ma cos'è? Vi siete dati tutti appuntamento qui stamattina? È un vero congresso? Ti alzi piuttosto tardi. Ora cos'è? È così che si usa nell'alta società di Chicago? Un po', Regina, cosa credi che sia veramente successo a Orazio? Ma niente, cosa vuoi che sia successo? Non credi che possa non essere mai partito da Baltimore e che non abbia mai avuto nemmeno l'intenzione di partire? Ma certo che è partito. Non ho ricevuto una lettera da Alessandra. Ma cosa c'è di strano nel fatto che qualcuno arrivi in ritardo? Saranno Orazio quel suo amico a cui è tanto affezionato. Se saranno fermati a salutarlo. Arriveranno stasera, magari tardi, e saranno molto, molto soddisfatti, molto lusingati nel sapere che tu e Oscar vi siete tanto preoccupati di loro. Io mi preoccupo sempre di qualche cosa, è la mia natura. Specie quando sto per concludere un affare e uno dei miei soci tace, resta assente e invisibile. È per questo, eh? E io credevo che tu ti preoccupassi soltanto della salute di Orazio. Sì, anche di quella. Ma non avete fatto colazione, neanche io. Venite a fare colazione con me, andiamo. Signor Orazio! Signor Orazio! Eddie, come stai? Oh, sto bene, solo mi preoccupavo per lei. Non dirmi che eravate preoccupati. Intanto non serve a niente. Poi non c'era modo di mandarvi un messaggio. Sì, signora, ero molto preoccupata. Abbiamo dovuto fermarci la notte a Mobile. Papà non si sentiva bene. Il viaggio era troppo lungo per lui e io l'ho fatto fermare per riposarsi. Si sente bene, signor Orazio? Ah. Sono contento di stare finalmente seduto. Quei professori non hanno fatto nulla per noi. Hanno fatto quello che hanno potuto, vecchi. Scommetto che la mamma è stata in pensiero per noi. È meglio che vada a dirle che siamo arrivati. Sandra, aspetta un momento, cara. Papà, papà, ti senti di nuovo male? Vuoi la medicina? No, non è che mi sento male, tesoro. Sono soltanto un po' stanco. Vorrei riposare un po'. Il tuo caffè è sempre stato il migliore di tutti. Non si fa il caffè così buono nel nord. Anche oggi l'hai fatto così buono, eh? Oh, no, Eddie, no. Il dottor River ha detto che papà non deve bere troppo caffè. Beh, soltanto un pochino di tanto in tanto. Adesso sono io l'infermiera. Ah, tu saresti una buona infermiera, signorina, se non fossi così sporca. Ora, va a fare il bagno, ti cambi la biancheria, ti metti un vestito pulito e ti metti di per bene. Su, va. Sì, papà. Posso lasciarti solo un momento? Su, va. Papà deve prendere queste pillole ogni 4 ore. Questa bottiglietta soltanto se si sente veramente male. Tu adesso stai qui e aspetti che io torni, eh? Tu non chiacchierare troppo, Eddie. E ricordati la medicina. Eddie, prima che io veda gli altri, vorrei sapere perché Sandra è venuta a prendermi e a condurmi a casa. Io gliel'ho domandato, ma ho l'impressione che lei stessa non ne sapesse la ragione. Non so. Quel che so è che si parla di grosse cose in giro. Tutti quanti dicono che saliranno assai in alto, diventeranno ricchi, ricchi sul serio. Eppure lei... E tutto questo perché pare fra poco uscirà il fumo da un comignolo che non è stato neanche costruito ancora. Sì,
Ne ho sentito parlare di questo. E poi Sandra sposerà il signor Leo fra non molto. Di che diavolo stai parlando? Proprio così, si parla di questo matrimonio, che Dio ci protegga. Ora, signor Orazio, lei non si deve agitare. Va, di loro che sono tornato. Signora Regina, sono arrivato. Oh, finalmente. Finalmente, Orazio, siete arrivati. Ci hai tenuto tutti molto in pensiero. Ciao. Un piacere vederti. E come stai? Ottimamente, perché hai una cera magnifica. Ciao, Oscar. Ciao, Leo. Come state? Benissimo, io ancora meglio da che stai qui. Ma perché non ti siedi? Cosa diamine è successo? E dov'è Alessandra? Sono così felice di saperti a casa che mi dimentico anche di Alessandra. Non mi sono sentito molto bene e credo ancora di essere un po' debole. Così ci siamo dovuti fermare a riposare la notte. Sandra è su che si sta mettendo in ordine. Mi dispiace che il viaggio ti abbia stancato. Io non pensavo. Bene, è come se non fossi mai andato via. Vi ritrovo tutti qui, riuniti. Ad aspettarti per darti il benvenuto. Beh, dico, ma voi perché non andate a finire di fare colazione? Lasciate che Orazio riposi un po'. Sì, sì, non bisogna mai lasciare un pasto a metà, c'è troppa povera gente che ha fame. È bello, Orazio, averti ancora fra di noi. Tua madre è diventata pazza fuori il giro. Bene, eccoci qui, Orazio. È stato un lungo periodo di tempo, 5 mesi. Lo sai, Orazio, che volevo stare in clinica con te? Ma davvero non sapevo quale fosse il mio dovere, se restarmene a casa con Alessandra o in clinica con te. Ma tu sai che io volevo venire. Sei molto gentile, Regina, ma non era necessario che tu venissi. Certo che lo era. 5 mesi da solo, senza amici, senza parenti. Non dirmi che non ne hai sofferto. No, non ho sofferto di questo. Davvero, Regina, non ho sofferto di questo. Sì, forse in principio, quando mi hanno dato la notizia della mia malattia, ma poi mi sono abituato e mi piaceva stare lì. Ti piaceva? Non ti sembra strano? Ti piaceva tanto che non desideravi più ritornare a casa? No, non precisamente così, ecco, ma ormai c'ero. E ho preferito abituarmi e trovare piacevole stare lì, sdraiato, a pensare. Non ho mai avuto molto tempo per pensare. Il tempo. Il tempo sta diventando una cosa preziosa per me. Parli come se fossi stato in vacanza. Sì, una specie di vacanza. La prima vacanza che ho avuto da quando ero bambino. E io qui credevo che tu soffrissi. Difatti, soffrivo. E invece tu eri in vacanza, una vacanza del pensiero. Ma scusa, non potevi prendertela anche a casa, questa vacanza? Appunto, volevo prenderla prima di venire a casa. Pensavo a noi. A noi? Vuoi dire a me e a te? Che strano pensare a noi dopo tanti anni. Bene, un giorno mi dirai che cosa hai pensato. Regina, perché hai voluto che Sandra venisse a Baltimora? Perché ti rivolevo qui? Mi pare che su questo tu non devi avere alcun dubbio. No, no, io non voglio dubitare di nulla. Sandra mi ha detto che tu volevi che io tornassi a casa. Ebbene, ne sono stato contento, quasi commosso. Davvero, sono stato proprio felice. Commosso perché io ti rivolevo a casa. Naturalmente, dico sempre la cosa sbagliata. Facciamo di tutto per andare d'accordo, Regina. Non ci rimane più molto tempo. Allora, cosa sono tutte queste assurde chiacchiere su Sandra e Leo? Che Sandra e Leo si sposano? Ma chi è che chiacchiera tanto in Regina, questa casa? È una stupida storia che si è messa in mente Oscar. Io non ho affatto intenzione di acconsentire. Sai, è stato soltanto per tenere Oscar buono mentre si concludeva quell'affare di cui ti ho scritto. Ma cosa c'entra Sandra con gli affari di Oscar? In ogni caso, mi pare che dovresti togliere immediatamente dalla testa di Oscar quest'idea. Sai bene quello che penso di Leo. Non c'è bisogno di parlarne ora. Non c'è bisogno di parlarne mai, finché io vivrò. Finché io vivo. Sono stato 5 mesi in clinica.
E non mi hai ancora domandato di me, della mia malattia. Immagino che sarai al corrente. Non mi resta più molto tempo da vivere. Veramente non capisco perché la gente ami parlare tanto di queste cose. No, mi fraintendi. Non è che io ti ho detto della mia malattia per avere la tua comprensione. No, ho semplicemente pensato che fosse più onesto parlartene. E qual è l'opinione dei medici sul tuo mal di cuore? Non credono possibile che certe tue avventure abbiano contribuito a farti ammalare? Non mi pare una teoria scientifica questa. Certe avventure, come tu le chiami, non procurano il mal di cuore. Ma possono procurare una cattiva coscienza. Non ho parlato ai dottori della mia cattiva coscienza, né delle mie donne, né che tu non mi consideri più tuo marito da quanto tempo? Regina, da 15 anni! Adesso capisco che hai voluto che io tornassi a casa per rimproverarmi e per farmi sentire di nuovo colpevole. Questo vuol dire che desideri qualche cosa, ma non riuscirai più a farmi sentire colpevole. Il mio pensare ha dato questo risultato. Già, lo vedo. Sai, veramente, non volevo dirti delle cose spiacevoli, proprio no. Sono stata una sciocca, è colpa mia, perdonami. Bene, io non ti ho parlato della tua malattia per non fartici pensare. Poi veramente non credo ai medici quando parlano di queste cose. Orazio, scusa, lo so che tu sei molto stanco, ma vorrei che tu rimanessi qui qualche minuto. Vorrei che Ben ti parlasse ora. Domani? No, no, vorrei che fosse adesso. È molto importante per me, sai. È molto importante per tutti noi. È molto importante per Alessandra. Un giorno sarà una ricca ereditiera. Magnifico. Ben, hai finito di far colazione? E forse per l'affare della filanda per cui mi avete scritto tante volte. Orazio vorrebbe parlarti ora. No, Orazio non vorrebbe parlarti affatto. Sono molto stanco. Prego, ti prego, Orazio, fallo per me. Vedrai come mi sono occupata dei tuoi affari durante la tua assenza. E ti assicuro che l'ho fatto anche molto bene, sai. Ma adesso non si può più aspettare. Tutto deve essere concluso in questa settimana. Ben, adesso devi dire tutto ad Orazio, ma ti prego, fai presto perché è molto stanco e deve riposare. Ma io sono sicura che le notizie che gli darai gli faranno meglio di qualsiasi medicina. Si può anche aspettare. Orazio forse non ne vuol parlare ora. Che imbroglione che sei! Lo sai benissimo che non si può aspettare, che tutto deve essere concluso in questa settimana. Eri ansioso quanto me per il ritorno di Orazio. Sicuro, sicuro. Perché no? Orazio ha fatto ottime cose in passato per la ditta Hubbard. E perché non dovrei essere altrettanto pronto ad aiutarlo io ora? Aiutarlo? Aiutarlo tu quando sei tu che hai bisogno di lui. Che donna hai sposato, Orazio. Va bene, e allora parlo subito. Orazio, tu lo sai quello che io ti sto dicendo da anni, che tutti noi, piccoli uomini d'affari del sud, abbiamo grandi possibilità a portata di mano, proprio sulla punta delle nostre dita. Sempre è stato il mio sogno quello di far crescere queste dita sempre più lunghe. Sono un uomo fortunato, Orazio, un uomo fortunato. Sognare e vivere per ottenere quello che uno ha sognato, ecco quello che io intendo un uomo fortunato. Per 30 anni ho sostenuto che si doveva portare la filatura del cotone al cotone. Ebbene, finalmente ho avuto abbastanza coraggio per andare dalla ditta Marshall a Chicago. So già tutto questo. Hai bisogno di qualcosa? Un bicchiere d'acqua. No, vado io. Tutto. Ti senti male? No, no. Ecco. Beh, ti senti meglio ora? Sì. Sì, dicevo, mi hai già scritto tutto questo, no? Sì, ma tu non sai che in questi ultimi giorni Ben ha consentito a cedere a te una parte maggiore di utili. Ah, davvero? È molto gentile da parte sua. No, no, non è così gentile da parte mia. È Regina che è stata furba.
Già, io ho spiegato a Ben che probabilmente tu non rispondevi alle sue lettere perché ti sembrava di non ricevere abbastanza per il tuo denaro. E siccome il tempo stringeva e tu avevi capito quanto Ben avesse bisogno di te... Sì, avevo capito perfettamente che Ben desiderava che il controllo dell'azienda restasse in famiglia. Ecco, così ho mercanteggiato un poco in tua assenza e ho fatto capire ai miei fratelli che loro non sono gli unici della famiglia ad avere il senso degli affari. Ah, hai dovuto farglielo capire. Mm-hmm. Quanto poco si conoscono le persone. Però tu, Ben... Ne saprei di più su Regina la prossima volta. Ora vediamo. Dunque, noi avremo una quota maggiore. E chi è che avrà meno degli altri? Oscar. Oscar. Ah, è così, Oscar. Da quando in qua sei diventato così altruista? Che diavolo sta succedendo? Alla fine otterrò quello che mi spetta. Potete star sicuri. Devo pensare all'avvenire di mio figlio, no? Leo, già, adesso comincio a capire l'altruismo di Oscar. Ognuno avrà quello che gli spetta. E a Marshall, che cosa avete promesso oltre il denaro che perseguite? Non solo promesse, ma garanzie. E che genere di garanzie? Forza elettrica, quanta ne occorre e gratuitamente. Naturalmente me l'avete procurato. Sì. E a buon mercato. Si può credere che il governatore di un grande stato pretenda un prezzo elevato? Eh? Invece no, non è così. È soltanto una questione di orgoglio. Ah, e salari bassi. Che cosa vuol dire salari bassi? Ho chiesto a Marshall. Ah, più bassi di quelli del Massachusetts, mi ha risposto. Circa $8 la settimana. Santo cielo! Gli ho risposto, ma lavorerei anch'io per $8 la settimana. Non c'è forse una valanga di neri o un'intera città di bianchi che darebbero il braccio destro per una paga di $3 la settimana, di un po' ora. Certo, certo, prenderebbero ancora meno se qualcuno li mettesse gli uni contro gli altri. Tu potresti risparmiare ancora del denaro e loro si odierebbero ancora di più. Via, ma che bisogno c'è adesso di questi discorsi? Ci saranno guai per nessuno, né per i bianchi né per i neri. E gli scioperi, mi ha chiesto Marshall, non abbiamo avuto altro nel Massachusetts negli ultimi 3 anni. E che cos'è uno sciopero? Gli ho risposto. Io non ne ho mai sentito nemmeno parlare. Venga nel sud, Marshall. Da noi c'è brava gente, noi non permettiamo simili pagliacciate. Hai ragione, Ben. Penso che tu abbia fatto un magnifico affare per te. E anche per Marshall. Tuo padre diceva sempre che se lui aveva fatto i milioni, voi riuscirete a fare i miliardi. E credo che avesse ragione. Miliardi anche per noi, Orazio. Per noi, per me e per te, non credo, Regina. Noi abbiamo abbastanza denaro e ce ne staremo tranquilli a guardare gli altri che diventano ricchi. Leo! Sì? Come vanno gli affari alla banca? Ah, benissimo, zio, va tutto bene. E come stanno le signore di Mobile? Ma come hai potuto pensare che io permettessi a Sandra di sposarlo? Vuoi dire che rifiuti l'affare? È possibile che tu pensi questo? Ma no, no, non è questo che pensa, rifiutare una fortuna. Orazio è stanco, preferisce parlarne domani. Cal! Ma tu lo sai benissimo che noi non possiamo aspettare che tutto deve essere definito, che Oscar deve andare a Chicago a fine settimana con i quattrini e il contratto pronti. Sì, signore. Io devo trovarmi lì alla fine della settimana. È inutile andarci senza il denaro. Cal! Signor Orazio! Le sue decisioni! Adesso non aspetterò più! Orazio! Sono molto stanco. Regina, Orazio ha probabilmente le sue ragioni, cose che ti spiegherà poi. Per noi domani va benissimo, io posso benissimo aspettare. Ma io voglio conoscerle, dai solo le sue ragioni. Tutte le ragioni non te le saprei spiegare io stesso. Lasciamo stare le cose come stanno. Ma non le lasciamo stare affatto come stanno. Abbiamo aspettato qui come bambini in ansia. Abbiamo aspettato solo per questo il tuo ritorno qui. Certo, per prendere i miei soldi! E investirli! E per questo che avete voluto che io tornassi a casa. E io che avevo sperato. Mi spiace deluderti, Regina, ma io devo fare la cosa che ritengo più opportuna. Ne riparleremo domani. No, no, ne riparleremo ora, tra noi due. Prego, Regina, il viaggio è stato molto faticoso. Sono stanco, prego di lasciarmi in pace. Vengo con te. Alle volte è meglio aspettare che il sole sorga ancora.
E alle volte, come nostra madre ci diceva sempre, non è cosa saggia che una moglie si mostri arrabbiata. Dolcezza e sorrisi ottengono molto di più dal cuore dell'uomo. Vai all'inferno, Ben! Speriamo che gli faccia cambiare idea. Speriamo bene. Il giornale dice che ci sono casi di febbre gialla a New Orleans. Forse è a causa dell'inondazione. Hanno ragione i negri quando dicono che un uomo partorito da donna non potrà costruire nulla di abbastanza alto per il Mississippi. Poniamo il caso che non riesca a fargli mutare idea. Supponiamo che egli si ostini nel suo rifiuto. È stanco, è stato uno sbaglio parlargliene oggi. È un uomo ammalato, ma non è un pazzo. Supponiamo che sia pazzo. Che succederà allora? Cercheremo il denaro altrove. Ci sarebbero molti che lo investirebbero in questo affare. Ah, una quantità di gente che vorrebbe molto di più in cambio di quel che dà. Quelli che sono abbastanza ricchi per dare sono abbastanza furbi per ottenere il massimo. Ciò significa che noi dovremmo lavorare per loro. Ma sì, sì, non starmi a ripetere cose che ti ho detto io 6 mesi fa. E hai ragione di non preoccuparti. Lei gli farà cambiare idea. Lo ha sempre fatto. Forse, ma non ci credo. Veramente non ci ho mai creduto che lui sarebbe entrato in società con noi. Cosa diavolo credi che io possa fare? Ah, niente, tu hai fatto il possibile. Nessuno potrebbe prendersela con te se tutto l'affare ci scivolasse tra le dita. Tu non puoi farci nulla. Ma forse io posso far qualcosa ancora per tutti noi. Dovrei dire piuttosto che Leo può far qualcosa per noi. Non è vero, figliolo? Non è vero che tu puoi far qualcosa per aiutare la tua famiglia? Ma io, papà? In che modo può aiutarci, Leo? Ecco, Leo ha un amico che possiede $88,000 in titoli della Union Pacific. L'amico di Leo non guarda spesso quei titoli, forse a parte. L'autografo? Beh, veramente, veramente io non avrei dovuto parlarne tanto, signor Marshall. Ecco, non l'ho mandato a prendere perché ho un po' di mal di testa. Mia moglie è una vittima del mal di testa. Alessandra, il signor Marshall a tavola ha detto che gli farebbe piacere se tu suonassi qualche cosa. Ma veramente, signore, non sono io che suono bene qui. È mia zia. Lei suona meravigliosamente bene, è lei che mi insegna. Potremmo suonare a 4 mani. Permetti, mamma? Certo. Grazie, cara. Eh no, ora ho il mio mal di testa. Non essere testarda, Birdy. Il signor Marshall desidera sentirti suonare. Ma anch'io lo desidero. Mi farà molto piacere. Ah, è una cosa straordinaria come voi aristocratici del sud siate rimasti uniti. State uniti e conservate quello che vi appartiene. Non mi pare, signor Marshall. Gli aristocratici del sud non sono rimasti uniti e non hanno conservato quello che apparteneva loro. E non chiamate questo mantenere e conservare quello che vi appartiene? Ma noi non siamo aristocratici. Nostra cognata Birdy è la sola di noi che appartenga all'aristocrazia del sud. Ma voi state qui da molto tempo, mi pare. Proprio così. I'm gonna tell you my heart when I get home. I'm gonna tell him that I had hard times. Tell him that I had hard times. I'm gonna tell God all of my troubles. When I get home. Può darsi benissimo che
che Chicago sia la città più sudicia e più rumorosa del mondo, ma io sono certa che la preferirei sempre allo scalpitio dei nostri cavalli e al profumo delle nostre magnolie. A me piace la gente, piacciono i teatri, le belle donne. A Chicago avete delle donne bellissime, non è così? A Chicago? Sì, può darsi. Però devo dirle una cosa, non ho mai passato una così bella serata. Grazie. Il suo porto è eccellente, signora Giddens. Abbiamo tenuto da parte questa bottiglia nella speranza di aprirla con lei. Veramente posso, zia Bertie? Beh, è meglio che tu lo chieda alla mamma. Posso, mamma? In onore del signor Marshall, sì. Signor Marshall, questa è la prima volta che io assaggio del porto. Nessuno ha mai bevuto un porto migliore di questo. Ebbene, tutto questo forse è vero, signora Giddens. Che cosa è vero? I tempi del nostro bisnonno. Che non era un aristocratico come quello di nostra cognata Bertie. Lei fa delle grandi distinzioni, signora Hubbard. No, non sono io che le faccio. Le hanno fatte gli altri con noi. Forse erano distinzioni importanti. E prendi ad esempio la famiglia di Bertie. Quando il mio bisnonno venne qui, loro erano i più importanti proprietari di piantagioni di questo stato. Il nonno di mia madre era governatore dello stato prima della guerra, eh? Erano i proprietari della piantagione Lionhead. Forse ne ho sentito parlare. No, veramente ho sentito parlare solo di case, di costruzioni di opifici e di filande di cotone. Lionhead a quei tempi era la terra che produceva il miglior cotone del sud. Ancora oggi si fanno dei buoni raccolti, ma allora... certo, erano bei tempi per quella gente. Avevano tutto ciò che c'era di meglio, vestiti da Parigi, viaggi in Europa, cavalli di razza che adesso non esistono nemmeno più, e soprattutto negri che obbedivano dal solo cenno di un dito. Eravamo buoni con loro, signor Marshall. Eravamo più buoni di... Beh, perché Bertie non continui a suonare? Ma quando scoppiò la guerra, questi grandi cavalieri abbandonarono il loro cotone e le loro donne alla malora. Mio padre è morto in guerra, signor Marshall. Era un grande soldato. Vero, signor Marshall. Che voi, gente del sud, occupate un posto unico per l'America. Vivete molto meglio di tutti noi, mangiate meglio, bevete meglio. Mi stupisce che possiate ancora aver voglia di occuparvi di affari. Molta gente del sud non fa affari. Mm-hmm. Ma voi vivete tutti insieme qui? Qui con me o no, signor Marshall? Mio fratello Ben abita qui vicino e mio fratello Oscar con la famiglia dall'altra parte della piazza. Siamo una famiglia molto unita. Abbiamo sempre desiderato che fosse così. È una cosa molto simpatica mantenere una famiglia unita e condividere gli uni la vita degli altri. La mia famiglia gira troppo. I miei figli non vengono mai a casa, in collegio d'inverno ed estate in Europa con la madre. Proprio così, un vai e vieni continuo. E voi fate parte tutti della stessa ditta, Hubbard e figli, no? Oscar e io... marito di nostra sorella e banchiere. Ah, sì. E mi dispiace molto che non sia qui, signor Marshall. È stato molto ammalato e a Baltimora, in clinica. Ma tornerà presto a casa. Io lavoro per zio Orazio. Voglio dire, lavoro nella banca di zio Orazio. Do un'occhiata a tutto quando lui non c'è. Veramente, Leo? La modestia dei giovani è tanto più lodevole quanto più è rara. Tuo zio intende dire che un giovanotto dovrebbe parlare con più modestia. Signora Hubbard, dov'è l'autografo di Wagner che ha promesso di farmi vedere? Fra poco il mio treno. I'm gonna tell God all of my troubles when I get home. I'm gonna tell God all of my troubles when I get home. I'm gonna tell him all of my troubles, tell him all of my troubles. I'm gonna tell God all of my troubles when I get home. I'm gonna tell him the road was rocky when I get home. I'm gonna tell him the road was rocky when I get home. I'm gonna tell him the road was rocky. Tell him the road was rocky. I'm gonna tell God all of my troubles when I get home. I'm gonna tell him I had a hard trial.